Allora, 3 minuti dedicati a Silvano Dorba. Ormai li conoscete, tutti gli anni un appuntamento molto importante. Ma abbiamo? Teleton, mi chiamo Fasanella, coordinatore provinciale. Ormai Fasanella lo conosciamo, tutti gli anni qui e poi anche di qua. Sono Daniele Barca e anche quest'anno organizziamo un evento benefico per Teleton per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Sabato 22 e domenica 23 organizzeremo qua nella piazza del comune un'asta benefica con gadget vari che vanno dal calcio alla musica, basket, pallavolo, donati. Io devo comunque ringraziare veramente gli ex calciatori come Del Piero, Potti, Ferrarese, cantanti dall'estero, Blaze Bailey, lo Stato Sociale, le Vibrazioni, tutte le società, l'Alessandria, il Daytona Basket, che senza di loro non potremmo fare questi eventi o raccogliere fondi per la ricerca. Io devo ringraziare il signor Fasanella perché è sempre una persona squisita, è sempre pronto, è sempre nel nostro territorio per aiutare gli altri. Certo, noi aiutiamo, direi che sosteniamo la ricerca, ma grazie a organizzatori come la famiglia Barca, che veramente sono dei sostenitori lodevoli e molto apprezzati dalla Fondazione Teleton direttamente da Roma. E io faccio anche un ringraziamento ai media locali, è in testa a tutti, permettetemelo, c'è Telecity, nella persona di Maurizio Silvestri, al quale... Questo è importante. Doneremo, ma è un attestato di ringraziamento, nulla di speciale, però per noi ha un valore simbolico di gratitudine per quello che fa Telecity. Un ringraziamento grande al sindaco di Silvano Dorba, il signor Giuseppe Cocco, che tutti gli anni ospita sia Teleton, ma soprattutto è sempre in primo piano durante tutte queste rappresentazioni. Grazie, signor sindaco. Le considerazioni e la volontà di fare della famiglia, da Carmelo a Daniele, non si sono interrotte nonostante il Covid abbia seriamente minato ogni attività pubblica, per continuare a perseverare in questa azione che a mio avviso è molto utile, non solo perché si promuove beneficenza, ma perché si promuove attività a carattere sociale, che a mio modo di vedere eleva lo spirito delle persone e la qualità della nostra vita. Allora torno da Daniele per annunciare e per dare un appuntamento. Quando, Daniele? Okay, allora sabato 22 maggio dalle 15 alle 19 e domenica 23 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. In più quest'anno abbiamo organizzato un gioco per bambini e adulti. Col divertimento e con il gioco fate anche una buona azione. Grazie, ci vediamo alla prossima.